Scuse assurde che usano i miei studenti quando arrivano in ritardo. Parte 1. Giorgia, come mai sei in ritardo anche stamattina? Ah, oggi il 7 scioperava, prof. Sono dovuta venire a piedi. Ma se Ferrari ha appena detto che visto che non gli partiva il motorino ha dovuto prendere il 7 per quello arrivati in ritardo, ma voi dovete accordarvi sulle scuse, dai! Prof, guardi, scusi per il ritardo, questa volta ero partita per tempo. Solamente che poi mio fratello si è dimenticato la sacca di ginnastica, quindi siamo dovuti tornare indietro. Poi dovevamo prendere la merenda, per cosa fa? Non prende la merenda, allora siamo andati al bar, ma al bar c'era fila. E mentre c'era la fila ero lì che dicevo, per favore fate in fretta perché io voglio arrivare in orario, perché io ci Giorgia, tengo la prof. non è suonata la sveglia neanche oggi, vero? No. Quindi tu mi vuoi far credere che sei arrivata in ritardo perché c'era un cinghiale e una pantera in centro storico a Modena che bloccava il Sì, traffico? prof, tutti incolonnati, è una cosa allucinante, ma guardi che l'avranno sicuramente scritto sui giornali. Non è vero, sui giornali non c'è scritto niente, guarda, controllo in tempo reale, ANSA. Ma guardi che è gravissimo che non abbiano coperto la notizia, ma guardi che non c'è più il giornalismo di una volta, ma si rende conto, ma... Giorgia, vai al posto, mi fai venire mal di testa, vai al posto. Scuse assurde che usano i miei studenti quando arrivano in ritardo, parte 2. Guarda Ferrari, mi dispiace moltissimo per la terribile nottata che hai passato. Capisco che sei arrivato in ritardo perché essendo morto tuo nonno proprio stanotte, mi dispiace. Se non fosse Ferrari, che questo è il tuo 24esimo nonno che muore soltanto in quest'anno scolastico, devi inventarti delle nuove scuse, non sei più credibile, dai! Però guardi, scusi per il ritardo, ma la macchina era ghiacciata, abbiamo dovuto aspettare che si scongelasse. Ma se abiti a 200 metri da scuola e vieni a piedi, ma ti vedo tutte le mattine per piacere, dai. Quindi tu sei arrivato in ritardo perché la preside ti ha chiesto di sistemare dei libri. Cioè, tu arrivi sempre in ritardo, mi puoi far credere che oggi sei arrivato talmente in anticipo che la preside ti ha visto lì vagante, disoccupato e ti ha chiesto di aiutarla. Beh, no, non è credibile. Prof, scusi, lo so che sono in ritardo, un ritardo esagerato, però siccome ero in ritardo, ho pensato, almeno per farmi perdonare, vado a prendere un caffè alla prof, quindi ecco un caffè per lei. Grazie, almeno quello. Vai al posto, dai. Piovigila, Prof, scusi, pioveva e non potevo venire. non è che c'è l'uragano, cosa vuol dire? Commento le vostre scuse assurde quando arrivate in ritardo. Un mio amico è entrato alle 8:45 con la scusa che il pullman fosse in ritardo. Poco dopo sarà il bidello per chiedergli di spostare la macchina. Ragazzi, questo è un capolavoro, un genio del male. Dovete corrompere i bidelli, vi devono aiutare a leggere le scuse, se no succedono queste cose qua. In classe nostra una è arrivata in ritardo perché gli era scappato il cavallo. Ragazzi, magari è anche vero, però capite che una prof può anche non crederci subito. Io una volta all'elementare avevo detto che la signora delle pulizie del palazzo aveva lavato le scale e quindi dovevo aspettare che si asciugassero. Può anche essere vero, usatela per una prossima scusa. Commento le vostre scuse assurde quando arrivate in ritardo. Mio figlio diceva sempre che era stato il compleanno della nonna. Praticamente mia mamma ha 150 anni. Beh, almeno non l'ha fatta morire, è andata bene. Risponderò solo in presenza del mio avvocato. Scusa. Un mio compagno si è inventato che aveva rotto la moto e poi come è venuto a scuola? In moto. Beh, anche questo è abbastanza geniale, dai, grande. Io una volta ho risposto, io non devo spiegazione a nessuno. E io ti immagino così, io non devo spiegazione a nessuno. Leggo le vostre scuse assurde per quando arrivate in ritardo. Un mio amico diceva che c'era traffico. Vivo in un paesino di montagna, dimenticato da Dio, dove ci vivono quattro gatti. Bellissimo. Un mio amico aveva detto che si era rotta la serranda del garage e aveva dovuto guadagnare l'uscita a suon di colpi d'ascia. Io me lo immagino lì che cerca di aprire la porta del garage. All'elementare in ritardo ho detto che mia madre aveva un'emergenza e doveva andare alla Coop, solo che da noi la Coop apre alle 10, erano le 8. Ops. Cito testualmente dal mio compagno di banco, scusi prof, ma il mio squalo si è mangiato lo zaino. Questo è Spielberg, puro. Io sono sincera e proprio dico sempre che mi seccava alzarmi prima. Oh, viva la sincerità! Io sono arrivata così tante volte in ritardo che non me lo chiedono nemmeno più, e questo non fa una grinza. Mio marito, anno 1992, disse che la neve non gli permetteva di uscire. La prof di italiano abitava al piano sopra di lui. Rischioso. Prof, ma il tempo è relativo, magari non sono io adesso in ritardo, ma voi troppo in anticipo. Questa sarebbe piaciuta moltissimo alla prof di filosofia.